Ciao a tutti, sono Paolo Romagnoli. In questo video voglio introdurvi ai Cloud Automation Service, che sono dei servizi di VMware erogati in modalità Software as a Service, appunto per fare automazione. Il primo servizio di cui vi voglio parlare in questo video si chiama Cloud Assembly. Cloud Assembly è il framework di Infrastructure as a Code di VMware. Questo consiste nella capacità di definire la configurazione desiderata per supportare un particolare servizio o workload all'interno di un file di testo in formato YAML che noi chiamiamo blueprint. Queste blueprint hanno quattro caratteristiche fondamentali. La prima è che supportano un approccio declarativo, il che significa che nella blueprint faccio la lista della spesa di quello che serve alla mia applicazione per poter funzionare correttamente. Questo si contrappone a un approccio procedurale nel quale le soluzioni di automazione tradizionali utilizzano degli script, ovvero delle sequenze di comandi o di chiamate API che in sequenza configurano l'infrastruttura nello stato desiderato. Secondo aspetto è legato al fatto che posso avere sia delle blueprint che sono specifiche per il provisioning su un particolare cloud. Oppure possiamo sfruttare la capacità delle blueprint di Cloud Assembly di essere cloud agnostic, ovvero che il medesimo file di configurazione, ovvero la medesima blueprint, può essere utilizzata tal quale per fare il provisioning su diversi cloud, siano essi di tipo privato, ibrido, oppure sfruttare uno dei famosi public cloud provider, quali per esempio Amazon, Google ed Azure. Terzo aspetto molto importante delle blueprint è il fatto che, essendo dei file di testo, queste possono essere versionate e contenute all'interno di repository, come per esempio i vari repository di tipo GitHub, GitLab e Bitbucket. Avendo noi associato una versione alla blueprint, al lato del provisioning di una blueprint, configuro un'infrastruttura che è associata ad una particolare versione. E pertanto io posso sfruttare diverse versioni della medesima blueprint per applicare delle change all'infrastruttura esistente. Noi chiamiamo questo use case iterative provisioning. L'ultimo aspetto che caratterizza queste blueprint è legato al fatto che sono connesse ad un framework di estensibilità. Questo consiste nella pratica di abilitare Cloud Assembly ad eseguire delle interazioni con l'ecosistema dell'IT all'atto del provisioning di una blueprint. Questo significa che nel momento in cui richiedo il provisioning o una change, ho la possibilità di innescare l'interazione con strumenti esterni, quali per esempio strumenti di ITSM, per esempio posso aggiornare il CMDB, posso anche richiedere un flusso approvativo tramite uno strumento di configuration management. Possiamo interagire con strumenti di configuration management, Puppet, Ansible, Chef, oppure andare a interagire con servizi di rete quali IPAM o DNS. Cloud Assembly quindi è il nostro framework di Infrastructure as a Code, ma in VMware ci rendiamo conto che alcune aziende, per esempio, potrebbero aver iniziato ad utilizzare altri framework, oppure più comunemente può essere che una delle aziende possa avere come dei fornitori aziende che loro stesse forniscono le proprie applicazioni tramite dei altri framework di Infrastructure as a Code. Ecco, per andare incontro a queste esigenze, abbiamo creato un secondo servizio che si chiama Service Broker. Service Broker quindi è un aggregatore di diversi framework di Infrastructure as a Code. Pertanto è in grado di integrare le blueprint di Cloud Assembly, ma possiamo supportare altri framework, quali per esempio i CloudFormation Template di Amazon, possiamo supportare ARM di Azure, possiamo supportare di Helm Chart per Kubernetes e supportiamo anche il framework di Infrastructure as a Code che si chiama Terraform. I diversi template dei diversi framework di Infrastructure as a Code sono consolidati ed aggregati all'interno di un catalogo dei servizi. Questo catalogo può essere consumato dagli utenti tramite REST API, command line, oppure tramite la classica GUI con accesso a portale.
La cosa importante è che Service Broker, a fianco di questo catalogo dei servizi, pone un importante e robusto framework di governance. Questo framework di governance si basa sulla possibilità di definire policy che controllano la modalità con cui gli utenti accedono e consumano e i servizi vengono erogati. Esempi di policy che si possono definire sono policy di approval, policy legati ai costi, policy legati al list time di un servizio, alla sua estensibilità e così via. La cosa migliore di queste policy è che noi le possiamo definire sempre con l'approccio ESA Code e pertanto si ha la possibilità di avere template che possono essere riutilizzati oppure modificati per andare incontro alle specifiche esigenze di ciascuna azienda. L'ultimo servizio del quale voglio parlare in questo video si chiama CodeStream. CodeStream è un servizio SaaS, ovviamente, che si occupa di eseguire l'automazione delle pipeline di rilascio del codice. Questo ovviamente è l'obiettivo di prelevare il codice dai repository, orchestrare diversi tool a supporto della catena di continuous integration e continuous delivery fino ad arrivare ad erogare il servizio aggiornato all'utente finale. La cosa fondamentale, ci sono due aspetti fondamentali di CodeStream. Il primo è legato al fatto che è in grado di integrarsi ed interagire con un gran numero di strumenti che sono ad oggi in uso e presenti nel contesto del continuous integration e continuous delivery. Questo è un aspetto fondamentale per il semplice fatto che esiste una grandissima quantità di strumenti differenti tra di loro per supportare il medesimo task o il medesimo use case. E stiamo vedendo che solo in alcuni settori, per alcuni ambiti, si sta verificando un consolidamento, mentre per tanti altri settori, quali i repository, gli strumenti di testing, gli strumenti di integration o gli strumenti di configuration management, esiste e viene mantenuta un elevato grado di eterogeneità. Quindi qui la capacità di integrare in maniera out of the box, strumenti di terze parti, ma anche la possibilità di realizzare delle integrazioni ad hoc, rappresenta un aspetto caratterizzante della nostra soluzione. A fianco di questo, CodeStream ha anche la capacità di porre un importante e robusto framework di governance. Questo si declina nella capacità di definire role-based access control per stabilire chi può innescare una determinata pipeline, chi approva un determinato step, a chi possiamo delegare un'attività e da fianco di esso una capacità di fornire un framework di analytics. Questo è un aspetto molto importante perché nell'esecuzione di tutte le pipeline, CodeStream raccoglie una grandissima quantità di dati che possono essere utilizzati per analizzare il funzionamento delle nostre pipeline. Si ha pertanto statistiche legate alle tempistiche di esecuzione della pipeline, di stage o di un singolo task di una pipeline, fino ad arrivare al calcolo di statistiche quali per esempio mean time to repair, mean time to delivery, mean time to, between failure e così via. Oltre a questo, vengono raccolti dei dati utili ad analizzare il funzionamento delle pipeline, capire il tasso di difettosità delle pipeline, laddove le pipeline si interrompono e fare quindi un'analisi su dove noi possiamo intervenire per migliorare il nostro flusso di rilascio e confrontare poi il prima e il dopo per capire se effettivamente le modifiche che abbiamo introdotto sortiscono gli effetti desiderati. Bene, se uno o più di questi servizi sono per voi interessanti, vi suggerisco di collegarvi a cloud.vmware.com dove potrete accedere ad ulteriori informazioni e se volete anche ad accedere a delle trial per ognuno di questi servizi. Grazie per l'attenzione.